Salve a tutti friends dal vostro Supercorri. Eccoci qua ragazzi, come votato da voi sul nostro canale Telegram ufficiale Supercorri 84, a cui invito a iscrivervi se volete decidere insieme quello che dobbiamo fare sul canale. Eccoci qua, Formula 1 News. Allora, ci sono tantissimissimissimissime news, però io ho scelto quelle un po' più ghiotte e attinenti alla situazione attuale, perché sennò non si finisce più. È chiaro che domenica tornano le news extra, in modo che possiamo parlare di magari news che non abbiamo detto qua e cercare di recuperarle. Però le cose importanti ci sono. E come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, su Fruit Lab, sul canale Viola e sulla mia raccolta fondi. Se volete partecipare, Supercorris and Friends, trovate il link in descrizione. Link di PayPal, basta un euro donato, fine mese io farò la donazione a un ente di beneficenza e vi ringrazierò. Allora, partiamo subito. Vasseur, e vai. C'è il potenziale per lottare con Mercedes, quindi adesso non si lotta più per le vittorie, il mondiale, mo si lotta con la Mercedes. Le novità ci permetteranno di lottare con Mercedes, ma serve costanza. Cosa avrà voluto dire? Non lo so. Allora, andiamo a vedere. Con gli aggiornamenti abbiamo fatto un passo in avanti in termini di potenziale. Riferimento a Miami, almeno in qualifica a Barcellona, siamo riusciti a mettere Carlos in prima fila. Ed è probabilmente un passo avanti, perché a Miami, se non sbagliava, Leclerc non stava in prima fila, va bene. In gara possiamo dire di aver fatto un passo avanti rispetto all'Aston Martin, ma non è sufficiente. No, io direi che l'Aston Martin che ha fatto un passo indietro, non la Ferrari che ha fatto un passo in avanti. Comunque, abbiamo ancora un enorme divario in termini di prestazioni con la Mercedes, dalla qualifica alla gara. È lì che dobbiamo concentrare tutta l'attenzione dell'azienda. Se vogliamo tornare a fare delle buone cose la domenica, in modo da siglare buoni bottini di punti. Sì, ma eravamo avanti la Mercedes, Vasseur. Non so se ti sei reso conto nelle prime gare. Con la Red Bull invece un'altra storia, soprattutto con Max. È ancora molto più veloce sia in qualifica che gara. Ma ci manca pure che dici che batteremo la Red Bull. Mercedes non sta dormendo affatto. Tra Miami e Barcellona hanno portato un grande aggiornamento. Questo significa che sono svegli. Ma quello che possiamo vedere da parte nostra è che ciò che abbiamo portato in Spagna ha dato i suoi frutti, in termini di prestazioni pure. Se facciamo un confronto tra Miami prima dell'aggiornamento Mercedes e la situazione attuale, credo che abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazioni. L'ha fatto anche la Mercedes. Sì, a Miami infatti siamo arrivati a 5-6 secondi da Russell, a Barcellona siamo arrivati a 15-20, 10, quando abbiamo fatto un grande passo avanti. Probabilmente siamo un po' più veloci in qualifica, ma troppo incostanti in gara. Se guardiamo ancora Miami, credo il primo stint di gara di Sainz è stato buono. E il secondo stint molto scarso. È davvero difficile prevedere da una pista all'altra se saremo performanti o meno. Sì, ma il primo stint è stato buono per 10 giri, poi è crollato Sainz. Stiamo iniziando ad avere un quadro migliore della vettura e sappiamo dove siamo performanti. Penso che non sia una questione legata alle auto della pista, no, è legata alla macchina che fa schifo. Miami era completamente diversa, almeno per quanto riguarda asfalto, e avremmo esattamente lo stesso quadro. Avevamo esattamente lo stesso quadro tra le qualifiche alla gara. Miami è una pista completamente diversa. Un'altra volta. Prima ho riscritto due volte la stessa cosa. Mercedes, un buon riferimento. A Monte Carlo hanno introdotto un pacchetto di novità. Erano dietro di noi, dico io, capito? Hanno introdotto le novità, erano dietro di noi. Noi siamo riusciti a perdere anche quel piccolo vantaggio. Va bene, solite cazzate di Vasseur. Ferrari, la delusione di Sainz. La gara di Barcellona è stato un lento dissanguamento. Barcellona per noi è stato il peggior circuito e sono arrabbiato. Vedete, perlomeno Sainz, io perché lo apprezzo? Perché dice le cose come stanno. Non ti prende per il culo, non dà false aspettative. Quindi andiamo a vedere che, nonostante gli aggiornamenti tecnici presentati, Sainz e Leclerc non sono riusciti a tenere il passo dei rivali durante la corsa. Allora, prima della gara ero relativamente fiducioso, dico anche io, effettivamente ero fiducioso di poter cercare un podio. Ma già diverse volte ho avuto delle sensazioni diverse dalla domenica rispetto a quello che mi aspettavo. Da casa pensavo con una corsa perfetta saremmo riusciti a salire sul podio, ma non è andata così, anzi, direi che è stato un lento dissanguamento. Ho cercato di guidare al meglio, probabilmente ad un livello molto alto, ma la vettura non ci ha permesso di andare oltre la quinta posizione. Ad ogni modo, so come voltare pagina. Barcellona per noi è stato il peggiore circuito e sono arrabbiato, visto che parliamo della mia gara di casa, ma sono certo che in Canada andrà diversamente. Punto al podio. Vabbè, se lo dice Sainz, io alzo le mani. Adrian Newey, che parla di Prost, Mansell. Certo che ne ha avuto parecchi di piloti forti. Infatti qua dice:
se nella sua gestione spiccano nomi come Mansell, Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve. Non ha vinto il mondiale con lui perché già se n'era andato. Mika Häkkinen, Vettel. Ognuno di questi ha punti forti, un carattere forte, però parla di Verstappen, giustamente, lecca colta. Tutti i piloti che ho avuto il piacere di accompagnare la mia carriera, Max, ho come un posto speciale, ognuno ha una personalità unica, ma sono tutti straordinari al loro modo. Sì, vorrei vedere che diceva di Vettel all'epoca. Max è riuscito a perfezionare le sue abilità? Allora, credo di sì, che Max sia il migliore. Possiede un controllo della vettura eccezionale, associato a una predisposizione innata per il pilotaggio. Grazie, l'hanno messo in macchina a 3 anni, che aveva vinto tutti i mondiali. Il padre è stato l'unico che è stato aizzato così da giovane. Max è riuscito a perfezionare le sue abilità in modo esemplare all'inizio della sua carriera. È vero, ha commesso qualche errore, qualche, dovuto al suo tentativo di spingere al massimo, ma ora è diventato un pilota assolutamente fluido e con una macchina imbattibile. Verstappen, lo dico io, Verstappen guida costantemente ai limiti del possibile. No, questo è il problema, che Verstappen non guida mai al limite, perché abbiamo visto come a Monte Carlo, quando guida al limite sbaglia. Non guida al limite perché c'ha talmente tanto vantaggio sugli altri che Verstappen fa le gare sempre nel range di tranquillità. È quello che lo porta a non sbagliare mai, che non capisce Newey. Sa sempre agire nel migliore dei modi, indipendentemente dalle condizioni della macchina e della pista. Sì, però nel 2021, quando la macchina della Red Bull era a livello Mercedes, non faceva un fenomeno. Comunque, era fortissimo, è stato il migliore del 2021, però faceva errori. Rosberg non ha dubbi, le immagini del fondo Red Bull aiuteranno i rivali. Quindi vediamo che dice il nostro Nichetto Rosberg. Allora, quando Perez praticamente ha sbattuto a Monte Carlo è stata sollevata la macchina. In Mercedes possono contare su un team di ingegneri incredibile, ha affermato il tedesco Sky. Non ho dubbi che le immagini del fondo scocca della vettura di Perez a Monaco aiuteranno i rivali a capire alcuni segreti della Red Bull. Grazie a queste foto possono creare un intero modello CAD e curare un progetto della vettura. Così non è difficile capire e conoscere i segreti della monoposto di Verstappen e Checo. Sì, però renditi conto tu, noi dobbiamo aspettare che questi fanno l'incidente, alzano la vettura per poter studiarla e ricopiarla. Penso un po' come a Steve Messi. Shakira Hamilton! Insomma, Hamilton si mette solo che le cantanti. Devo dire, la fidanzata che c'aveva Hamilton a inizio carriera era Nicole Scherzinger. Lei era stupenda, donna mi piace. Shakira non mi piace per niente, anzi, io trovo che sia proprio veramente brutta comunque. Allora, ma sei sessista? No, non mi piace. Che te tinga di? Una serie di eventi coincidenti hanno alimentato le voci di una possibile relazione amorosa tra Shakira e Hamilton. A parte che ha 45 anni, Shakira. La visita della celebrità colombiana ha coinciso il Gran Premio, tenutosi nella stessa nazione, in Spagna. Non appena arrivata a Barcellona, la cantante non ha esitato a svelare sotto i riflettori. E vabbè. La sua presenza in circuito ha infiammato ulteriormente le supposizioni su una possibile relazione con Hamilton, considerando che non è la prima volta che si verifica una tale coincidenza. Infatti la cantante era stata vista in compagnia del pilota britannico anche a Miami. La coppia non si è limitata solo a condividere il tempo sul circuito, ma ha esteso la loro compagnia anche al di fuori, partecipando a una cena post-gara, un evento che era già avvenuto a Miami. La loro amicizia sembra essere andata oltre, con una gita in barca a vela insieme ad un gruppo di amici a Miami. Nonostante non ci siano conferme o smentite riguardo a una possibile reazione, i messaggi ambigui inviati attraverso i loro canali social hanno tenuto il pubblico in trepidante attesa. Shakira, ad esempio, ha pubblicato un criptico messaggio sui suoi social. Questo è il mio acrostico di oggi. Non ho capito che cazzo ha scritto. Utilizzando le iniziali della parola hit, vabbè. Hamilton, d'accanto suo, ha preso l'apparente sfida della cantante, ha utilizzato lo stesso termine in uno dei suoi recenti post di Miami Heat, ha scritto il pilota, accanto a una foto di lui mentre si diverte con un pallone da basket. Questa serie di eventi e messaggi, vabbè, fa pensare che stanno insieme. Vedremo se il nostro Luisone sta insieme. Ecco qua, ragazzi, la prima cosa che mi fa sorridere, parla la ragazza del caso Bobby Valsecchi. Pensate un po', è offesa, ma che è una battuta, vedi? Anche le donne sono contente quando ricevono delle battute se non sono volgari. Eccola qua, Christine Zonka. La notevole pilota spagnola italiana De Rally è una delle due donne coinvolte nel controverso episodio noto come il caso Bobby Valsecchi a Barcellona. Si è espressa in maniera decisa a favore dei commentatori di Sky. Mi dispiace molto di quello che si sia scatenato. Conosco bene Davide e Matteo e quando ho scoperto che cosa fosse successo li ho sentiti personalmente, perché mi dispiace tantissimo che sia scoppiata una bomba per un semplice complimento.
Alla domanda se si sia sentito offesa dal commento in questione, la risposta della Zong è stata categorica: per nulla. Si è trattato di un comportamento spontaneo, assolutamente innocuo, un complimento eseguito con rispetto, e posso affermare con certezza che anche l'altra ragazza è stata coinvolta nella questione. Condivido il mio punto di vista. Nessuno di noi due si è sentito in alcun modo insultata da ciò che è accaduto. Ta-da! Raga, cioè, quando a una donna gli fai un complimento, se non sei volgare o un porco, questo è il risultato. Ditemi voi. La diretta interessata, le dirette interessate si sono rivelate contentissime e tranquille. E Sky ha fatto uno burdello, li ha sospesi, mo vediamo. Helmut Marcone! Eccoci qua, impressionati dalla Mercedes, siamo tranquilli perché tanto rubiamo più noi. Questo è quello che è Marco. La Mercedes ha compiuto un salto notevole mettendo a segno giri di alta qualità. Da parte nostra abbiamo riscontrato difficoltà con i pneumatici duri. Ma che si dia, Helmut, tutti l'Alzheimer secondo me. Non si dice! Fregano cazzo. La questione della penalità del budget cap, che potrebbe contribuire ad aumentare la loro competitività, non siamo preoccupati. I nostri piani di sviluppo sono stati fissati molto tempo fa e con molti soldi più degli altri. Godiamo di un vantaggio di 2-3 decimi, che è considerevole. Io so visto un vantaggio di un secondo abbondante, pure che la Mercedes a Barcellona, perché andava piano Verstappen. Comunque ci sono i test Pirelli. Ha girato Schumi, ha girato Sainz e sta girando Leclerc. Quindi si rivede Schumacher al volante, ha fatto 152 giri. La Mercedes ha esaltato Mick dicendo che ha fatto un lavoro eccezionale. Quindi vedete, già sta mettendo un po' le mani avanti Mercedes, eventualità futura. Anche se poi in un altro articolo che non vi ho messo si parla che Hamilton è praticamente ormai certo del rinnovo, presumo per un anno, ma vedremo. Comunque, Schumacher ha preso il posto precedentemente occupato da Russell, che aveva pilotato la stessa macchina durante i test simili svolti il martedì. Le ambizioni Schumacher non si fermano qui. Il tedesco spera di poter tornare in pista a tempo pieno nel corso dell'anno. Tuttavia Wolff, il team principal Mercedes, ha recentemente affermato che questa prospettiva appare alquanto lontana. Nonostante ciò, Schumacher non si è lasciato scoraggiare, ha completato 152 giri durante i test, raccogliendo una quantità significativa di dati preziosi. Accanto suo, la Ferrari ha schierato Carlos Sainz per le proprie prove su pista. Queste sono le foto con Schumi che ha girato Sainz, stanno facendo il test per le gomme, perché praticamente bisogna avvallare le gomme per il futuro, e quindi torna Schumacher. Sainz deluso. Non serve un genio per capire che, voi dite, già hai fatto vedere Sainz, sì, però mi piace sempre quello che dice Carlos, allora andiamo a vedere cosa dice Sainz. Che è quello che abbiamo letto prima, ma ci sono altre cose. Prima dell'inizio mi sentivo fiducioso, ma la fiducia si è dissolta durante la competizione. Pensavo che con una prestazione impeccabile avremmo preso il podio, ma la realtà è stata ben diversa. Ci siamo sgonfiati letteralmente e siamo arrivati quinti. Abbiamo avuto un weekend difficile, la nostra prestazione è stata ottima, ma la macchina... Vabbò. Comunque, so come rimettere in moto le cose. Lui da solo rimetterà in moto le cose. L'unica corsa che non riesco a dimenticare è l'Australia, perché ho perso punti in modo shock e questo mi ha influenzato parecchio. Aggiungo io che Sainz era stato il primo il giovedì a dire che la macchina avrebbe fatto un salto di qualità, per essere obiettivi. L'anno è iniziato in modo complicato, ma non posso lamentarmi. Sto facendo bene, soprattutto riguardo Leclerc, che dice sto fa molto meglio. Red Bull ha prodotto una macchina tra le più dominanti e Mercedes sembra aver trovato la strada giusta. Noi della Ferrari non siamo dove vorremmo essere e siamo i primi ad ammetterlo. Non tutti, dico io, purtroppo. Non bisogna essere geni per capire che per raggiungere la Red Bull quest'anno sarà molto difficile. Faremo il nostro meglio, ma non significa che riusciremo, che vinceremo una gara. È quello che vi dico sempre io. Vedi, almeno Sainz è sincero. Quello che vi dico io. Non raggiungeremo Red Bull e non vinceremo una gara probabilmente quest'anno. Sarà difficile far commettere un errore a Max, data la superiorità della sua macchina e il fatto che gareggia senza pressione. Quello che dico sempre io. Barcellona è stato il circuito peggiore per noi e mi dispiace molto, dato che la mia gara di casa. Il Canada sarà diverso, punto al podio. Vedete come è stata aggiunta cosa. Almeno Sainz è sincero e dice quello che non diceva Sir. Che non vinceremo una gara quest'anno. E vediamo Leclerc, test Pirelli. In pista, Leclerc dice focalizzati sul Canada. Andiamo a vedere. Le sessioni di test di sviluppo per le gomme 2024 offrono a Charles Leclerc l'opportunità ulteriore di affinare le sue sensazioni alla guida di una grandissima Ferrari, aggiungo io, dopo la Spagna. Abbiamo concluso i test Pirelli. Credo che abbiamo macinato chilometri.
l'equivalente di più di due Gran Premi. È stato gratificante tornare dietro il volante. Abbiamo accumulato molti giri. Ed è sempre un plus farlo con questa macchina. Non siamo ancora completamente a nostro agio. Però, ieri è stata una giornata di test focalizzata sulle gomme, ma abbiamo anche raccolto delle importanti sensazioni alla guida. Ho osservato Leclerc, la prossima tappa sarà Montreal, ci impegneremo al massimo per cercare di ottenere il passo ai nostri avversari e lottare per una posizione migliore in Canada. Quello che ha detto Leclerc. Allora, raga, fatemi sapere che ne pensate di queste news. E sostanzialmente ce n'era pure un'altra, ma non lo so dove l'ho messa. No. Vabbè, ce n'era una dove parlava Cruciani del caso Valsecchi Bobby, ma comunque un caso di cui non bisogna dire più niente. Ecco qua, ci sono pure le scuse di Valsecchi che fanno ridere. Ma si è ribellato tutto il mondo. Noi siamo stati tra i primi a esprimere il nostro dissenso per quella cosa. E francamente mi fa piacere che tanti hanno seguito poi la nostra filosofia di dire no, è una cazzata. Quindi sono contento di ciò. Vediamo un po' cosa accade, ragazzi. Vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Supercorse. Ciao, voglio.